ragazzi, e allora con questo video continuiamo a trattare il tema del tracciamento delle deformate di strutture. Abbiamo questa interessante struttura ad L di cui ci siamo già interessati nel video di cui vediamo qui in alto a destra il link. Si tratta dunque di una struttura ad L isostatica. Abbiamo un unico tronco, quindi il numero complessivo dei gradi di libertà 3 per tronco è 3, quindi 3 per 1 è 3. Numero dei vincoli semplici, qui abbiamo la cerniera, quindi due vincoli, carrello un vincolo, 2 più 1 è 3. La struttura apparentemente isostatica, per verificarlo controlliamo che sia possibile individuare le reazioni vincolari e faremo questa operazione con il metodo, con un metodo grafico qualitativo, quindi veloce. D'altra parte, per tracciare la deformata di questa struttura occorre conoscere il diagramma del momento, perché il diagramma del momento ci dice da che parte ci sono le fibre tese. E per tracciare il diagramma del momento abbiamo bisogno delle reazioni vincolari. E allora vediamo se riusciamo a individuare le reazioni vincolari. Dunque, la forza F ha una retta d'azione che è questa, più o meno. Il carrello B ha una retta d'azione, la reazione del carrello B ha una retta d'azione che è perpendicolare al suo piano di scorrimento. Le due rette si incontrano in questo punto. Affinché ci sia equilibrio, dobbiamo avere un poligono di vettori chiuso e quindi anche la retta d'azione della cerniera deve passare per questo punto. Possiamo allora tracciare questo poligono di vettori. Disegniamo qui una forza equipollente alla forza F, cioè di uguale intensità, direzione e verso. E dalle sue estremità conduciamo le parallele a queste due rette, una e due. Da una qualunque delle due estremità possiamo tracciare questa retta e dunque quest'altra retta. Poligono di vettori chiuso, allora abbiamo questo vettore e questo vettore. Questo vettore è parallelo a questo, quindi sarà la reazione R con A. Questo vettore ha la retta d'azione parallela a questa retta d'azione, quindi è il vettore R con B. E possiamo posizionare questi vettori, queste reazioni vincolari, sullo schema. Quindi reazione R con A, reazione R con B. Dunque si conferma che la struttura è isostatica e proviamo a tracciare il diagramma dei momenti. Partiamo dal punto A. La forza R con A possiamo spostarla qui. La componente di questa forza che dà momento è questa, cioè quella perpendicolare al tronco. E dunque è diretta verso l'alto, tende alle fibre inferiori. Il diagramma varia con legge lineare perché in una generica sezione di questo tronco il momento è dato da forza per distanza, quindi una funzione di primo grado. Abbiamo allora un diagramma di questo tipo. Questa è una linea retta. Superato il punto B interviene questa forza. Allora si sommano questa forza e questa. La loro somma sarà una forza uguale e contraria alla F, perché dobbiamo avere equilibrio sulla struttura. Questa forza ha la retta d'azione che è parallela al tronco che va da A a D. Quindi la distanza, la sua distanza da un qualunque punto di questo, di questa parte del tronco è sempre uguale, costante, e allora il diagramma è costante, perché è costante il prodotto della forza per la distanza. Qui per l'equilibrio al nodo ribaltiamo questa ordinata, questo è un punto di nullo e questo è il diagramma del momento. Bene, abbiamo detto dove c'è il diagramma del momento, le fibre sono tese. Per tutto il traverso il momento è tracciato nella parte inferiore, quindi tutto il traverso si dovrà deformare in questo modo, con la convessità verso il basso. Per quanto riguarda questo ritto, le fibre tese sono a destra, quindi abbiamo fibre tese a destra, quindi convessità verso destra. La cerniera resta un punto fisso, quindi abbiamo la deformazione più o meno in questo modo, molto accentuata, qui ancora si incurva. Nel nodo D, qui manteniamo l'ortogonalità, ma abbiamo una deformata con le fibre tese a destra di questo tipo. Quindi possiamo evidenziare questa deformata con un tratteggio di colore diverso. È una deformata molto accentuata, nella realtà le deformazioni sono dell'ordine di pochi millimetri o frazioni di millimetro. Bene, per ora ci possiamo fermare qui. Buon lavoro!